Ma noi abbiamo in collegamento con noi adesso tramite Skype una grande fan di Arisa. Steffi, ciao Steffi, benvenuta qua. Ciao, grazie di avermi invitata, grazie. No, sì, tutto bene, grazie. Da quant'è che segui Arisa? È dal 2009, con sincerità, da quando ha iniziato la sua carriera. Ah, ma non adesso. Sei una faccia da prima ora, come si dice. Sì, sì. Con l'accento mi sembri veneta, vero? Sì, sono veneta, abito a Vicenza. Ma che bello. Vicenza, ovviamente noi abbiamo una speaker, no? Della strada, che è da quelle parti, ma più su questa palla. E quindi, siccome stiamo parlando di tour, tu sei stata a vedere recentemente un concerto di Arisa, mi pare, giusto? Sì, che è stata a Vicenza recentemente, il 10 febbraio, al Teatro Comunale. E raccontaci un po', ma non era il tuo primo concerto, però? No, non era il mio primo concerto, però ero felice perché... Diciamo che da anni che la supplico di venire a Vicenza e... Quando ho saputo che veniva qui, allora sono stata molto felice. Sì, infatti, il personaggio che arriva così e si propone, e non te l'aspettavo, infatti, giusto? No, non me l'aspettavo, è stata una sorpresa. E il concerto com'è stato? È stato fantastico, sì. È stato fantastico. Diciamo che quando... Quando appena iniziato il concerto, lei era già in mezzo al pubblico vestita da sposa. Ah, che bello. Quindi è creato questa atmosfera, subito legato col pubblico, in pratica. Sì, sì, è subito legato col pubblico. Eri emozionata, eh? Super emozionata ero. Ci credo. Ma quando è facile vivere l'artista si emozionava. Esatto. Qualche pezzo che ti ricordi che ti ha colpito in quel concerto, parlo di quel concerto? Che ti ricordi, cioè, oltre l'emozione del momento? Beh, io praticamente da quando ho iniziato il concerto fino alla fine ho cominciato a cantare a squarciagola e a urlare. Certo. Certo, infatti, bene, insomma. E stai anche al cinema a vedere i film doppiati da Arisa dove lei recita oppure no? Sì, vado anche a vedere i suoi film. Io diciamo la sua collezione, cioè colleziono le sue cose, da libri, DVD, CD, tutto. È proprio una fan di quelle doc, eh? Ho anche una maglietta con una sua foto. Ah, che bello. Che mi è stata regalata dai miei genitori al mio compleanno. Ah, complimenti allora, anche i genitori che li salutiamo, in diretta su Radio Suonata. Quindi hai visto anche il film, sai che nel 2011 hai interpretato il ruolo di Chiara nel film di Gattari, Tornati. Sì, tutta colpa della musica. Io al DVD. Il tempo che verrà, giusto? Sì, esatto. Sì, di cinema però parliamo dopo, no? Sì, però sì. No, perché non me la posso comprendere. Mi venivo anche a chiedere. Senti, Steffi, vuoi aggiungere qualcos'altro? Che aspettative hai sul nuovo brano? Perché un pezzettino si è sentito, no? Ci è stato fatto sentire. Sì. Però adesso a mezzanotte lo ascolteremo intero. Come ti sembra come canzone, che aspettative hai? Beh, cioè io quando ascolto Rosalba, non lei mi sorprende ogni volta, cioè per me lei è incantevole. Che bella questa parola, che bella accettazione. Che hai trovato. Sì, è una persona speciale. Speciale. Brava, sì. Brava. Allora, sì,
Fuori onda chiaramente ti avevamo chiesto quale canzone avresti voluto ascoltare. Chiaramente tu le avevi chieste tutte, giustamente. Sì, perché sono belle tutte, cioè non saprei cosa. Infatti, scegliere è impossibile, però una scelta l'hai fatta, e quindi vuoi dire tu qual è la canzone, o non te la ricordi neanche questa? No, me la ricordo. Allora, la canzone che vorrei ascoltare è L'amore della mia vita. Grandissima Stefi. L'amore della mia vita parte in questo momento sul web per voi, nello speciale di Alisa sulla Pistolata. Grazie. Grazie Stefi. Ci sono, Grazie a voi.